Con questa 36esima giornata di Serie A si capirà ancora di più chi potrà ambire ad occupare una delle prime sei posizioni in classifica che varranno appunto la partecipazione alle prossime coppe europee e chi punterà alla salvezza, visto che ci sono molti incontri tra squadre che ancora devono raggiungere i loro obiettivi. Si inizierà venerdì sera con Sassuolo Monza e si terminerà lunedì con ben due incontri, Roma Salernitana ed Empoli Juventus. Io mi chiamo Luigi, sono un financial betting advisor e mi occupo di calcio ed investimenti sportivi. Ti do il benvenuto o il bentornato qui sul mio canale ed in questo nuovo video nel quale andrò a fare il punto della serie del fine settimana sperando di darti i migliori pronostici in assoluto per vincere con il nostro campionato nazionale. Detto questo, iniziamo il nostro studio Serie A, non prima però della nostra intro. Allora, eccoci qui su aerobet.it pronti per analizzare tutte e 10 le gare di questa 36esima giornata di Serie A che partirà con Sassuolo Monza di venerdì sera e si concluderà lunedì con ben due gare, ovvero Roma Salernitana ed Empoli Juventus. Per quanto riguarda la prima gara in palinsesto, abbiamo un Sassuolo favorito in casa a quota 2,15, l'over 2,5 a 1,72 e il gol a 1,60. Per quanto riguarda questa partita, entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere al campionato, quindi vedremo una partita molto divertente e piena di gol. Per quanto riguarda il Sassuolo è reduce da 6 gare casalinghe dove non ha mai perso, mentre il Monza da ben 5 trasferte dove comunque ha fatto un risultato utile. Per quanto riguarda il Monza, però, il Monza viene da 4 esiti under 2,5. Se andiamo a vedere le 4 partite, sono state tutte terminate con la somma gol 2, l'ultima appunto la vittoria per 2-0 contro il Napoli. Quindi il Monza comunque gioca bene, si diverte e per me troverà anche la via del gol, così come il Sassuolo. Quindi, come pronostico base, è buono questo gol a 1,60, però io andrò a scegliermi comunque il multigol 2-4 a quota 1,50, visto che comunque abbiamo anche un possibile 2-0 o 0-2 delle squadre comunque di queste due squadre, quindi ecco, abbiamo più risultati utili a nostro vantaggio e quindi conviene giocarsi questo multigol 2-4. Passando alle gare del sabato, si inizia alle ore 15 con Cremonese e Bologna. Qui abbiamo i tre segni molto alti, sintomo che la gara è molto equilibrata e da tripla, con l'under 2,5 a 1,80 e il gol a 1,70. Per quanto concerne questa gara, abbiamo una Cremonese che in casa è reduce da tre risultati utili consecutivi e un Bologna nelle ultime sei gare in campionato non ha mai vinto e fatto 4 pareggi e due sconfitte, quindi penso che comunque la Cremonese, se vuole comunque cercare di salvarsi, deve fare qualche gol e vincere la gara. In ottica pronostico è buona magari anche la doppia chance 1x, però io personalmente mi andrò a seguire il multigol 1-2 squadra casa che ha la stessa quota della doppia chance appunto di valore appunto di 1,55 volte la posta. Passando all'Atalanta e alla Sverona, abbiamo l'Atalanta favorita 1,55 con l'over e il gol come esiti più bassi 1,75-1,80. Per quanto riguarda questa gara, però, personalmente non mi andrò a scommettere niente perché l'Atalanta, quando deve fare dei punti per ambire ad un piazzamento Champions, a un quinto o sesto posto, è la volta buona che sbaglia le partite. Viene da due sconfitte consecutive contro Juventus e contro la Salernitana. E quindi contro un Hellas Verona che comunque vorrà cercare di salvarsi, mi aspetto comunque una partita molto aperta su entrambi i fronti. Quindi io lo andrò comunque ad evitare. Passiamo all'ultima gara che è Milan-Sampdoria delle 20:45. Il Milan giustamente favorito a 1,18 con l'over 2,5 a 1,55 e il no goal a 1,50. Per quanto riguarda queste due squadre, abbiamo la Sampdoria comunque che è reduce dall'ultimo pareggio per 1-1 in casa con l'Empoli e che è condannata comunque alla retrocessione. Il Milan di contro sta lottando per il quarto posto, quindi il Milan deve fare assolutamente punti contro questa Sampdoria. Il Milan che sarà reduce comunque dall'incontro di Champions League contro l'Inter e quindi questa gara per me è da vincere assolutamente. Il Milan è reduce da 7 gare da under 2,5 in casa e 7 gare complessive per quanto riguarda la Serie A. Quindi mi aspetto una partita indirizzata verso il segno 1, ma dove non si segnerà tantissimo. Quindi in ottica pronostico mi andrò a prendere l'1 più multigol 1,4 a quota 1,45. Passando alla giornata di domenica, si inizia subito con una gara molto importante ai fini della classifica per quanto riguarda la zona salvezza, ovvero Lecce Spezia alle ore 12:30. Qui abbiamo l'1 a quota 2,10 e l'under 2,5 a quota 1,60. Per quanto mi riguarda, guarda, queste gare il Lecce non le sbaglia quasi mai. In casa comunque segna sempre molto poco e gestire la gara per cercare almeno un punto. Lo Spezia vincendo questa partita comunque farebbe un salto importante verso la salvezza, quindi mi aspetto un Lecce che baderà molto alla fase difensiva. In ottica pronostico mi andrò a prendere la combo bet 1x più under 3,5 con la quota che arriva a 1,55. L'unica gara delle 15 sarà Torino-Fiorentina con il Toro
favorito a quota 2,25 e l'under 2,5 a 1,67. Per quanto riguarda questa gara, io non mi andrò a giocare niente perché è una gara molto equilibrata che potrebbe essere comunque aperta a qualsiasi risultato. Il Torino gioca molto bene ultimamente, la Fiorentina comunque sarà reduce dall'incontro di giovedì contro il Basilea di Conference League, poi la Fiorentina giocherà mercoledì la finale di Coppa Italia contro l'Inter, quindi mi aspetto veramente una Fiorentina potrebbe fare anche turnover in ottica dell'incontro di mercoledì. Per quanto riguarda appunto la Coppa Italia, la finale di Coppa Italia, troverai un video qui sul mio canale a partire dalla settimana prossima dove esaminerò l'incontro per capire quale potrà essere la migliore quota sulla quale investire. Passando all'ultimo incontro, quindi l'unico incontro delle ore 18, abbiamo Napoli-Inter con i tre segni molto alti, con quote molto alte. L'unica pronostico diciamo base è questo gol a 1,65. Per quanto concerne questi incontri, abbiamo comunque un Napoli che è reduce da 6 gare da under 2,5 in Serie A, e l'Inter nelle ultime 5 gare ha tutte vinte con più di un gol di scarto, quindi mi aspetto anche qui una gara aperta a qualsiasi risultato, con un Napoli che è già andato in vacanza da tempo visto comunque l'ultima partita contro il Monza persa per 2-0. L'Inter per me vorrà fare qualche cosa in termini di punti, anche perché comunque l'Inter è ancora in lotta per il secondo posto, quindi ecco, mi aspetto qui una gara molto equilibrata. Quando si dice equilibrio si pensa sempre al pareggio, e quindi mi andrò a scegliere come pronostico la chance mix X primo tempo o X finale a quota 1,63. L'ultima gara di domenica è Udinese-Lazio delle 20:45. Qui abbiamo una Lazio favorita a quota 2 con l'under 2,5 1,78 e il gol a 1,75. Per quanto riguarda questo incontro, questa è una partita molto delicata per quanto riguarda la Lazio. La Lazio è reduce da due gare giocate molto male, quelle contro il Milan e quella contro il Lecce pareggiata 2-2 in extremis all'Olimpico. Quindi mi aspetto una Lazio che vorrà fare dei punti per ambire al quarto posto Champions. Per quanto concerne questa gara, per me il pronostico migliore è il multigol 1-2 squadra ospite, che lo troviamo a quota 1,53, perché comunque la Lazio, se vorrà vincere questa gara, dovrà fare dei gol. L'Udinese subisce sempre pochi gol in casa, quindi ecco, mi aspetto magari 1-0-1, un pareggio per 1-1 o massimo un 2-1 per la Lazio. Quindi ecco, questo multigol 1-2 a 1,55 per me è il pronostico migliore per questa gara. Terminiamo il nostro studio Serie A con le ultime due gare in palinsesto. Abbiamo Roma Salernitana con il segno 1 a 1,45 e molto equilibrio tra l'under over 2,5 e il gol no gol. Qui mi aspetto una Roma che tornerà alla vittoria. La Roma non vince da ben 5 gare in campionato, e sono veramente tante per una squadra che vuole ambire almeno al quinto posto. Di contro abbiamo una Salernitana che per me è ormai quasi salva, visto che mancherebbe un punto per la matematica salvezza. Abbiamo una Roma che per me queste gare non le può sbagliare, e quindi in ottica pronostica abbiamo la combo bet 1x più multigol 1-3 a quota 1,55-1,60, che per me è la prima scelta, visto che la Roma non segna mai tantissimi gol in casa, e comunque abbiamo una Salernitana che gioca molto bene in difesa, quindi ecco, potremmo aspettarci dall'1-0, 2-0, massimo un 2-1 per i giallorossi. Passando al match della Juventus, Empoli-Juventus, abbiamo il 2 a 1,67, e anche qui delle quote molto equilibrate per i vari esiti gol no gol e under over 2,5. Qui abbiamo una Juventus che per me dovrà fare punti contro un Empoli ormai per me salvo, visto che comunque dista 9 punti dal terzo ultimo posto dopo il pareggio 1-1 contro la Sampdoria di lunedì scorso. Quindi mi aspetto una Juventus che vorrà fare punti anche in ottica Champions League, anche visto che comunque la Juventus sarà reduce dall'incontro contro il Siviglia di giovedì. La Juventus poi saprà anche l'ammontare dei punti di penalizzazione, visto che il 22 ci sarà la sentenza per quanto riguarda un possibile ritorno ai meno 15. Quindi mi aspetto una Juventus che vorrà dare una prova sul campo e vincere questa partita. Però in ottica pronostica, ecco, mi voglio tirare con una combo, visto che comunque per me la gara sarà da pochi gol. La Juventus, se vincerà questo incontro, lo farà massimo 1-2-0, quindi ecco, mi vado a prendere la combo bet x2 più under 3,5 a quota 1,55. Detto questo, passo a farti vedere la mia terzina di Serie A per quanto riguarda questa 36esima giornata di campionato. La terzina per questo fine settimana di Serie A l'ho composta scegliendo la combo bet 1 più multigol 1-4 di Milan-Sampdoria a quota 1,45 e dai due incontri del lunedì Roma-Salernitana ed Empoli-Juventus, dove ho optato per la combo 1x più multigol 1-4 a quota 1,30 del match dell'Olimpico, e sulla combo bet x2 più under 3,5 dei bianconeri a quota 1,55. La puntata su questi tre eventi che andrò ad effettuare sarà di 10 euro, con la quota che arriva a 2,92 volte la posta sul bookmaker Eurobet. Allora, anche per questo video siamo giunti alla fine. Voglio ricordarti che il prossimo appuntamento con lo studio Serie A sarà eccezionalmente per giovedì 25 maggio, visto che mercoledì si disputerà la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina. Ti ricordo che troverai un video al riguardo dove andrò ad analizzare l'incontro per capire quale potrà essere il miglior pronostico sul quale investire. Ti ricordo che se ancora non fossi iscritto al mio canale potrai farlo cliccando sul tasto iscriviti che trovi qui in basso, attivando anche la campanella delle notifiche. Se ancora non mi segui su Telegram, valla a fare subito, non ti costa niente, troverai
troverai il link qui sotto in descrizione del video, dove troverai appunto sul mio canale tutti i vari movimenti e i vari pronostici per quanto riguarda la Serie A e non solo. Io ti ringrazio del tuo tempo che mi hai dedicato e noi ci vediamo nel prossimo video.